Quando l'amore per una donna diventa ossessione d'amore. Quando la sofferenza dell'abbandono diventa insopportabile, al punto da spingere la mente oltre la soglia della ragione, accade che, in un'alba di Palermo, alle 4:20 del 12 febbraio 2000, una telefonata anonima avverte il commissariato di Mondello che al secondo piano di via Domenico Russo 11 c'è una donna che muore. Si chiama Aida Franco, ha 36 anni, 25 colpi di forbice l'hanno massacrata sul pianerottolo di casa. Folle d'amore l'ha uccisa l'ex marito, Salvatore Longo, 42 anni, già agente di polizia penitenziaria, che era anche suo fratellastro. Ma 8 anni prima, per passione, per gelosia, Salvatore Longo aveva ucciso l'amante della moglie, Agostino Piazza, l'uomo per cui Aida voleva lasciarlo. Per quel delitto d'amore e d'onore, Salvatore Longo era stato condannato a 10 anni di reclusione, ma grazie ai benefici di legge, dopo soli 7 anni era tornato in libertà. Poi il rifiuto della moglie di ritornare con lui e quei 25 colpi di forbice che tragicamente chiudono un'invincibile ossessione d'amore. Per l'omicidio di Aida Franco, il 28 febbraio 2001, la Corte d'Assise di Palermo condanna Salvatore Longo a 21 anni, sentenza confermata in appello. Salvatore Longo sconta la condanna nel carcere di Ferrara. 2 omicidi per un amore. Questa è la tragedia che da lei ha avuto origine. Signor Longo, una grande passione vale il prezzo della vita? No, mai vale il prezzo della vita questo gesto crudele che ho fatto, che non faceva parte del mio pensiero, della mia vita che mi proponevo. Ecco, la sua vita, al centro della sua vita c'è questa grande storia d'amore. Una storia d'amore, quella fra lei e Aida Franco, che poi ha un primo aspetto singolare, perché lei e Aida eravate fratellastri. Sì. È così? Sì. Fratellastri perché suo padre, vedovo, con 2 figli, aveva sposato la mamma di Aida, che era vedova, con 2 figlie. È così? Sì. Quanti anni avevate quando vi siete conosciuti, quando queste famiglie, vostre 2 famiglie, si sono unite? Lei aveva 16 anni. 15. E io ne avevo 20. Senta, Longo, dopo quanto tempo lei e Aida vi rendete conto che fra voi c'è un sentimento che va al di là, ecco, del rapporto fra fratellastri? Dopo un anno e mezzo del matrimonio dei nostri genitori. Senta, Longo, ecco, ma quando i vostri genitori si accorgono, ecco, si rendono conto che fra lei e Aida c'era un flirtino, un filarino, ecco, come lo vedono questo rapporto? Buono, contenti, tutti, persino i parenti dalla parte sua. Quindi lo favorisco, no, sì, lo favorisco. Diciamo che viene favorito. Ecco, sono contenti. E nel 1982 succede il fattaccio. Aida, che è proprio una ragazzina, resta incinta. Ecco, ma quando voi comunicate la notizia, cosa succede in casa? Cadono i muri? No, sfrascelli? Cadono i muri, no. Lei in primo tempo non voleva assolutamente portare avanti questa gravidanza. Voleva abortire. Io non volevo. Ho parlato con un'amica sua e l'abbiamo convinta a non fare questo passo. E poi in famiglia abbiamo discusso questa situazione che si era venuta a creare. Però invece poi si va a nozze. Sì. Ecco. Ma abbiamo affrettato i tempi. Sì. A proposito, quando vi sposate, lei lavorava, era in grado di mantenere una famiglia? Sì. Io svolgevo l'attività di assistente di polizia penitenziaria. Dove? In che istituto? Alla casa circondariale del Lucciardone, a Palermo. Longo, abbiamo parlato finora di questa storia di famiglie incrociate, ecco, di questo amore che sboccia fra fratellastri, però non abbiamo ancora parlato di quella che è la protagonista assente di tutta questa storia, Aida. Com'era Aida, Longo? Ce ne parli lei, ce la descriva lei. Aida era una persona molto vivace, una persona socievole, legava subito con le persone,
Era un pochettino, diciamo, ancora per l'età che aveva, le sue idee, non erano di ragazzina. Come avete vissuto lei e Aida il passaggio dalla condizione di fratelli, diciamo, allo status di marito e moglie? Vi divertiva, vi intrigava, insomma, questa dimensione nuova vi rendeva felici? Eravate felici insieme? Eravamo felici, però abbiamo fatto tutto in fretta alla fine, perché ci siamo trovati già con un figlio, la casa da mandare avanti, tutte queste cose qui. Le aspettative nostre non erano quelle di un matrimonio che magari ci potevamo divertire, uscire. Sono state ben diverse Però dalle aspettative. arriva questo primo bambino, che arriva subito perché vi sposate anche per questo, e dopo 5 anni di matrimonio arriva un altro bimbo, che è poi una bimba. Però, Longo, risulta comunque che il rapporto fra lei e Aida abbastanza presto comincia a sfaldarsi, entra in crisi. Ecco, perché? Che cos'è che non funziona? Cos'è che non va nel vostro matrimonio? Ecco, cosa le rimproverava Aida? Cos'è che non funzionava? Ecco, Cosa, non, il sesso, cominciamo dal sesso. no, quello mai, quello anzi, lei mi diceva che io avevo sempre in testa questa cosa, che volevo fare sempre sesso, ma Quindi. questo non è mai stato un problema su questo campo. Al limite noi uomini abbiamo questo problema che magari non ci teniamo chiusi dopo che abbiamo avuto una famiglia, abbiamo una casa, dei figli, ci sentiamo appagati e non facciamo dei complimenti verso una donna, che so che sei carina, oggi ti sei comprato questo maglione, che bello, che bei capelli ti sei fatta oggi. Questo magari non veniva detto, lei ne risentiva, magari a lei piacevano le parole dolci, la letterina d'amore, ma non è che me l'ha mai rimproverato. Poi, col tempo, queste cose me le ha rinfacciate. Quindi c'erano dei motivi di scontento, probabilmente legati a questa mancanza di galanteria Sì, da parte sua nei confronti di Aida. che magari io non mi tenevo chiuso, queste cose non le esponevo, anche se le volevo bene, l'amavo. Senta Longo, però risulta che fra i motivi di malcontento di sua moglie ci fosse anche il fatto che lei le facesse carico di non produrre per la famiglia, cioè che non si dava da fare, che Aida non si dava da fare per trovare un lavoro. È vero questo? Che io e lei, no, siccome io ogni volta che finivo il lavoro e tornavo a casa la vedevo sempre che era avvilita, dicevo qua vado sempre avanti con questo figlio, a tirare avanti, non mi sento realizzata, diceva sempre questa frase che l'ha sempre detta anche quando io l'ho conosciuta, ho detto perché non vai a lavorare, magari così ti sbagli di più, mai caricato sulla questione economica. Comunque Aida nel 1989 un lavoro se lo trova, perché prima trova un impiego nella segreteria dell'Università di Palermo, vero? E successivamente va a lavorare come modella in un liceo artistico. Ma ecco, innanzitutto scusi Longo, ma lei così non era geloso del fatto che sua moglie in effetti così No, fosse esposta agli occhi certamente di ragazzina, ammirati? ma non è che se fosse una modella vivente al liceo artista consiste soltanto di mettersi in posa, se sedersi solo su un tavolo, su una sedia e disegnarla, ma non c'è né nudo né niente, al limite ogni tanto se insistono i professori mettono un costume o qualcosa del genere. Però comunque lei non era geloso. No, assolutamente, mai è stato geloso di mia moglie. No. No, c'è la ma massima fiducia nei suoi confronti. Dopo, Questo col poi, tempo. magari poi discuteremo del fatto che lei non sia stato mai geloso. Comunque, tornando al lavoro, ecco, però questo famigerato lavoro che dà indubbiamente modo a Ida di uscire dal guscio domestico, favorisce però il precipitare di una crisi che già era nell'aria fra di voi. Perché è proprio sul luogo di lavoro che sua moglie conosce Agostino Piazza. Agostino Piazza è un signore di 40 anni, che aveva 40 anni quando Aida lo conosce, e che occuperà rapidamente uno spazio nella fantasia e diciamo pure nella vita di sua moglie. Ecco, lei Longo, quando viene a conoscenza,
che c'è un altro uomo nella vita di sua moglie? L'Agostino Piazza io già lo conoscevo perché quando mia moglie lavorava al liceo, durante l'ora di ricreazione, io ero libero, lei mi diceva vieni a trovare, andiamo a prendere un caffè, vieni. Io andavo lì, ho conosciuto questa Agostino Piazza che lavorava lì come magazziniere, faceva il magazziniere, veniva con noi al bar, prendeva il caffè. Ma però lei non si rendeva conto che questa persona piaceva a sua moglie? Insomma. No, assolutamente. Anche perché pensavo che non fosse il suo tipo. Scusi? Che non fosse il suo tipo di uomo. Perché? Che tipo di uomo era? Ci spieghi. Una persona molto, molto tranquilla, molto mite. C'era una differenza di età e poi non lo vedevo. Una persona molto chiusa. Certe volte quando uscivamo difficilmente si riusciva a tirargli una parola dalla bocca. Però indubbiamente per piacere a sua moglie, quest'uomo, insomma, certi elementi di fascinazione doveva averli, no? Sì. Quali erano, ecco, secondo lei, le qualità? Cosa poteva piacere a Ida di quest'uomo? Lei cosa immagina? Lei diceva sempre poi alla fine che quest'uomo lo vedeva come la figura di un padre, che lo sapeva ascoltare. E sicuramente in quel periodo di crisi questa persona che si è trovata a parlare ci mi ascolta, lui magari gli avrà fatto dei complimenti, che sei carina, queste cose qua. Lei dice era un uomo che sapeva ascoltarla, sì. Era questo che secondo sì. Lei attirava particolarmente? Perché lei mi diceva che noi due non abbiamo mai parlato, noi diceva la nostra unione è stata solo di sesso e basta. Poi col tempo mi ha detto. Però Aida le ha mai detto io sono innamorata di questo uomo? No, cioè, mai. Glielo proponeva come no, un amico? No, mai. Diceva però, che lui era un padre. E lui lo vedeva come la figura di un padre. E basta. Però, insomma, un uomo che diventa un po' la colonna sonora della vita di una donna, qualcosa più di un padre o di un amico, penso sì. Agli occhi di un marito innamorato, sì, forse... Che si siano innamorati, può sì. Apparire. Perché infatti poi lui stravedeva. Ecco, ma lei, Longo, lo sapeva, capiva che Aida si incontrava... No, io ho avuto soltanto... Lei non si rendeva conto che no, ci fosse io ho avuto soltanto un dubbio, una domenica, che io ogni tanto mi recavo allo stadio con mio figlio e mi disse che quel giorno aveva organizzato di giocare a carte a casa della madre e che sarebbe venuto Agostino Piazza. Mi ha detto ci vediamo da mia madre all'uscita dello stadio. Io sono andato allo stadio con mio figlio, sono tornato a casa da mia suocera allo stadio e trovo mia moglie e l'Agostino Piazza su a casa da mia suocera, ma non vedo la macchina sua, di mia moglie. Io dico scusa ma come sei venuta qua? E mi dice... Mi è venuto a prendere Agostino. Come ti è venuto a prendere Agostino? Sì. Ma scusi, ma la gente del palazzo ti vede cosa dice? Ma dice, a me non mi ha visto nessuno. E lì ho avuto qualche dubbio. Scusi, ma a lei, per lei era più allarmante che fossero le persone del palazzo a giudicare così poco conveniente che sua moglie si accompagnasse con una persona o le dispiaceva il fatto che sua moglie... No, mi è dispiaciuto tantissimo. No, perché lei me l'ha posto come un problema relativo io così, a quello problema, che pensa la gente. Io l'ho detto in secondo tempo, ma scusi, le persone che ti hanno visto magari... non mi ha visto nessuno. A lei preoccupava questo? No, a me no. Il fatto che lo vedesse. Però ho fatto anche questa domanda. Non il fatto che ci fosse, no, diciamo. No, ho avuto, così. Come mai? Non l'ha fatto mai. E poi l'ho vista che il suo vestire era un po' cambiato, era più in, diciamo. Era più accurata? Più accurata. Appunto. Comunque, nel giugno del 1992 c'è una prima svolta. Nel rapporto suo e di Aida. Vuole ricordare lei cosa accade? Un giorno tornando a casa nel giugno del 92, torno alle 8, torno a casa dal lavoro e trovo a casa che non c'era nessuno, non c'erano né i miei figli né lei. Ho visto in giro che, aprendo l'armadio, che mancasse pure qualche indumento suo. Ho detto ma dove è andato? Ho telefonato
a casa della mia suocera e mi disse che lei era andata lì, aveva portato via i figli e aveva deciso di stare lì. Quando Aida si trasferisce a casa di sua madre, con che motivazione le giustifica questa scelta, questa decisione? Perché dice che noi abbiamo incompatibilità di carattere. Quindi lei non pensa minimamente a quel punto che dietro questa scelta di Aida ci fosse invece Agostino Piazza, un altro uomo. Sì. Senta, Longo, sua moglie era andata a vivere a casa di sua suocera, ecco, ma sua suocera, che poi ricordiamolo era la sua matrigna, e parlo ora solo di sua suocera perché purtroppo nel frattempo suo padre era venuto a mancare, era morto. Ecco, sua suocera, dicevo, come si colloca fra lei e Aida? Da che parte sta? Da parte mia. Dice alla figlia, tu devi andare da tuo marito. Qua non ti vuoi, devi andare via da tuo marito. Insisteva. Poi un bel giorno, nei primi di luglio, si è andato a affittare un appartamento, però non mi voleva dire dove che fosse. Ma lei sapeva che Agostino Piazza andava a trovarla? No. In quei giorni mio figlio mi fa, lo sai papà, che cosa c'è? Lo sai che su sale Agostino? Allora ho avuto la certezza lì che ci fosse qualcuno che l'abbia aiutata innanzitutto a fare questo passo. Comunque, Aida, da questo appartamento che le ha messo a disposizione, Piazza a un certo punto se ne va. Ecco, ritorna a casa o ritorna da lei? A lei sembra che Aida sia intenzionata a ricucire il vostro rapporto? A me sembrava di sì. Cioè, com'era nel suo condizionamento? Innanzitutto che ha deciso che io vengo qui, però ognuno dorme in stanze separate. Io dormo con la bambina e tu dormi nella stanzetta con... Quindi non a ricucire, no, a lacerare il vostro rapporto. E si chiudeva poi la sera a porta a chiave. Quindi, insomma, un rapporto da separato in casa. Separato in casa, sì. Ecco, lei questo lo accetta? Sì, all'inizio lo accettava. Perché pensavo che sarebbe cambiata pian piano. Io ho cercato con tutti i mezzi di essere più vicino, gli facevo dei regali, uscivamo, ma lei queste cose non le accettava completamente. Ma io ho cercato con tutti i modi, gli cucinavo, gli facevo di tutto, non gli facevo mancare niente. Per me lei a casa non doveva toccare più niente, e pensavo tutto io. Di fronte a tutto questo suo prodigarsi persino eccessivo, sua moglie che segnali le dava? Le mostrava di gradire, di apprezzare la sua... Certe volte sì, ma molte volte no, non le accettava. Alcune volte mi diceva, ma cosa stai a fare a casa? Vattene fuori, mi diceva, cosa fai qua? Ho detto, come cosa faccio? Un periodo di Natale addirittura che lei faceva l'albero, io stavo guardando, mi disse, vai fuori, vattene via, cosa fai qua, vattene a puttana, ho detto, come, cosa hai detto? Però lei, Longo, aveva il dubbio, il sospetto o magari la certezza che Aida si incontrasse, si continuasse a incontrare? Che si incontrasse, ma che si sentisse, sì, per telefono, sì. Beh, non solo risulta che Aida si incontrasse quotidianamente con Piazza, ma lei e Piazza, lei e il suo amante, diciamo apertamente, volevano indubbiamente spingere la situazione a un estremo di rottura, perché il primo novembre del 1992 accade un episodio che segna una svolta. Vuole ricordarlo lei? La certezza. Il primo novembre di quell'anno io ero in casa con mia moglie, e mia moglie quella mattina doveva andare al cimitero con la madre per fare l'onoranza dei funebri, il padre che era morto, mi disse, io e mia madre vado al cimitero, al ritorno fatti trovare a casa da mia madre, perché mangiamo tutti lì. Mi sono fatto trovare lì, a casa di mia suocera, aspettavo che loro tornassero, ero affacciato al balcone, sono tornati la madre e lei, ho visto che mia suocera è scesa e lei se n'è andata. Appena mia suocera è salita, ho detto, ma Aida dove andare? Aida ha detto che deve andare un attimo a casa a cambiarsi e torna. È passato un po' di tempo e non tornava. È passato un'oretta, ho detto, ma che fine ha fatto? Mi metto in macchina e vado a casa.
apro casa e trovo in bagno l'accappatoio suo buttato a terra. E lei non c'era. E i vestiti suoi pure buttati a terra. Sono andato a casa e gli dico a mia sorella, guardi che questa non c'è, ma dove dice, ma qua non è venuto nessuno. Ho detto a mio figlio, mettete in macchina, andiamo, vediamo dov'è. E ci dirigiamo dalla direzione di casa dove abitava il Piazza. Mentre scendevo nella strada parallela incontriamo il Piazza e mia moglie accanto che giravano in un'altra strada. Io scendevo e lì quando ho visto con mio figlio è rimasto pure, mi sono un po' innervosito, mi ricordo che ho dato un pugnone sul volante dell'auto, ho detto adesso è proprio finita, cioè, perché c'è la certezza. Sono andato a casa, ho preso tutti, mia suocera, mia sorella e mia figlia, ho detto adesso ci mettiamo qui, aspettiamo che torna. Poi sul tardi, intorno alle 5, dopo 7-8 ore, si presenta con la Costino Piazza, io mi avvicino. Allora che cosa succede? Loro rimangono in macchina, io vado verso di loro, mi avvio, apro lo sportello e quando io apro lo sportello mi vedo il Piazza che reagisce dandomi un calcio, ma non mi ha preso. Perché poi lui mi disse adesso ci penso io, sono intervenuti tutti, mia suocera, perché pensavano che noi litigavamo, ma non è successo niente. Io disse adesso ci penso io, ho detto, e i miei figli te li porti tu, questo ci pensa l'avvocato, mi ha detto. E adesso appena se ne vanno le donne discutiamo. Poi se ne sono andate tutti, ma non abbiamo discusso niente. Però lei, Longo, nei confronti di Aida, che reazione ha? Le fa una scenata? Una scenata... Dovevo sbattere le porte e andarmene, questo, non è che magari dovevo usare le mani, assolutamente, perché non era nelle mie abitudini. Chi invece quella sera reagisce, la sera in cui appunto Aida se ne va con l'amante e si presenta dopo 7 ore, è invece la mamma di Aida, sì. Sua suocera. Lei stessa ha testimoniato che quando Aida si è presentata con Agostino Piazza, non solo aveva, sua suocera ha detto che non solo aveva rimproverato la figlia, ma aveva affrontato duramente Piazza, sì. L'amante di Aida, dicendogli, glielo faccia capire lei che ha un marito e due figli. Sì, vero, questo è vero. Questo è vero, questo sì, se lo ricordo. Ho detto queste parole. Comunque, Longo, lei quella notte, quella sera, ingoia certo il veleno dell'amarezza, senza reagire sostanzialmente, però lo paga in termini di salute, diciamo, insomma. Sì. Perché cosa le succede, insomma? Vado in crisi, non vado più al lavoro, mi vado dal psicologo, il psicologo lavorava con il padre che era un psichiatra e mi ha riempito di psicofarmaci, non mangiavo più. Sì, però lei appunto viene addirittura messo in congedo, sì, per malattia dal Lucciardone, dal carcere del Lucciardone dove lei svolgeva servizio come agente di polizia penitenziaria. E viene riconosciuto un esaurimento, sì, nervoso grave. Non avevo più voglia di fare niente, di andare al lavoro, la notte non dormivo. Longo, arriviamo all'11 dicembre del 1992. È una data significativa. Ecco, ricorda lei come si svolge quella mattinata? Che cosa accade? Lei, quella mattina dove va lei? Quella mattina io mi reco verso scuola di sua per vedere se lei andava a lavorare o meno. Vedo che la macchina sua non c'era. Mi dirigo verso la scuola dove lavorava il Piazza. Mentre arrivo lì vedo che il Piazza si mette in macchina, esce da scuola, malgrado lui era un orario di lavoro, si esce in macchina e si dirige verso l'università. Io vado dietro, a distanza di lui, vedo che posteggia macchina, scende e si dirige verso il bar dell'università. E lì ad attenderlo c'era mia moglie, entrano nel bar, escono e poi si mettono in macchina a discutere tutte e due di spalle. Lei è girata verso lo sportello di sinistra e lui... E che io posteggiato macchina e sono salito dietro la macchina di mia moglie.
E io gli dico a Piazza, scusa Agostino, perché tu ti devi vedere con mia moglie? Mi puoi spiegare perché ti devi vedere con mia moglie? E non mi rispondeva la prima domanda. La seconda, gli ripeto la domanda, Agostino, perché ti devi vedere con mia moglie? E non mi risponde. E che mi fa mia moglie? Perché tu non lo sai. Perché tu non lo sai, mi dice, che cosa sei? Tu non lo sai perché non ci dobbiamo vedere. Dice, ma che fa, non ce n'hai da fare, perché non te ne vai? E che mentre parlavamo, gli fa Agostino, vai. Dice, tu vattene. E lui è sceso e se n'è andato. Io sono sceso dall'auto e mi sono seduto accanto a mia moglie. Ho detto adesso accompagnami in macchina, mia, perché dove c'era la macchina? Qua fuori. E mi dirigo verso la macchina mia per prendere macchina. Tutto assieme mi vedo comparire il Piazza che spuntava dal lato destro. E poi si dirigeva nei miei confronti, verso di me, con la testa china. A quel momento, quando me lo sono visto quasi davanti, non ho capito quello che è successo. Mi sono ritrovato poi alla fine con una pistola a scarica in mano. Pensavo che magari un colpo me lo sarei conservato per me e poi ho visto il pezzo che era a terra. Io appunto le ho fatto raccontare la sequenza così come è sigillata nei suoi ricordi. Dovrei farle delle domande, Longo. Lei a che scopo quella mattina è andato a raggiungere sua moglie sapendo che questa donna si incontrava col suo amante? Che intenzione aveva lei? Io volevo discutere con questa persona, avere poi alla fine un faccia a faccia, che non mi era stata data la possibilità di averlo con questa persona. Sì, ma secondo lei, Longo, situazioni così complesse come una crisi coniugale con amante, ecco, è pensabile che si risolvano negli spazi affollati di una cittadella universitaria? Che si potesse risolvere, no. Ma io in quel periodo non connettevo più, non è che il lume della ragione non c'era. Non è che capivo cosa facevo, però. Senta, Longo, lei scarica addosso Agostino Piazza tutto il caricatore, 7 colpi di pistola, 2 lo colpiscono. Io vorrei che lei ci spiegasse che cosa è scattato nella sua mente quella mattina. Io non so alla fine cosa ci ha potuto scatenare in me quando ho visto questa persona indifferente, che lo vedevo, non so, tranquillo, ho detto io qua magari nella mente passa, sto lottando, questa persona così indifferente. Non so alla fine cosa si è potuto scattare. Infatti poi alla fine dopo il fatto non mi sono reso conto più cosa stessi facendo. Infatti anziché andare verso la mia macchina mi dirigo verso l'uscita. All'uscita trovo mia moglie in macchina ferma e sono entrato in macchina con lei. Salgo in macchina e dico accompagnami a casa. Ho detto ma io ho sentito dei botti di marmitta. Mi dice ma che è successo? Ho detto, l'ho ammazzato, come ha ammazzato? Ho detto, ho ammazzato Agostino, ma che stai dicendo? Ha detto, guarda, c'è la pistola ancora in mano. E che lei, quando l'ha visto a terra, non ha capito più niente. No, da quel momento, quando lei si è avvicinata a questa persona, la cacca delle persone, sono venuti tutti, io stavo lì. Io volevo, in quel momento, ho detto, adesso magari me lo prendo, porto in macchina, lo metto in macchina, lo porto in ospedale.
Ma ho visto che lei gridava disperatamente, ha detto: "Mamma mia, cosa ho combinato?" Ha detto: "Qui quest'uomo per lei era più importante di un figlio", ha detto. Mi è rimasto impresso, sai. Sette colpi di pistola per eliminare il rivale. Si costituisce subito Salvatore Longo. Ha ucciso, accecato dalla passione, per non perdere quella moglie di cui era perdutamente innamorato. Al processo, un colpo di scena. È proprio la famiglia della moglie a spalleggiare Salvatore Longo. Uomo mite e marito devoto, testimoniano, e umiliato dal tradimento plateale della consorte. Siccome anche i delitti più atroci hanno un corrispettivo sanzionatorio che va da un minimo a un massimo, in questo caso si sono riconosciute a Salvatore Longo le circostanze attenuanti generiche per la incensuratezza, l'attenuante della provocazione, un uomo che vide in un certo momento della sua vita rovinato quello che era il valore più importante per lui, l'amore per la moglie, l'unità del vincolo di coppia, il rapporto familiare. Per quel delitto d'amore e d'onore è di soli 10 anni la condanna, che trova i giudici disposti a concedere ogni possibile attenuante. Al dibattimento la vera svolta della posizione processuale di Longo l'ha determinata la moglie. La moglie, quando è venuta a testimoniare, ha pubblicamente fatto autocritica, ritenendosi responsabile di quanto è accaduto, ma soprattutto sostenendo di fronte ai giudici che si era riconciliata col marito e quindi si era ricompattato il nucleo familiare. Il 27 marzo del 1999, dopo 7 anni circa di detenzione complessivamente, fra arresti domiciliari e detenzione in carcere, lei ritorna a essere sostanzialmente un libero cittadino. Avremmo ricominciato tutto da capo, saremmo usciti, avremmo fatto un viaggio insieme. Che invece cosa accade? Invece, lungo il viale che per uscire dal carcere c'era una cabina telefonica. Ho chiamato, lei era a casa, era di sabato, lei era un po' sonnacchiata, ha detto: "Stavo riposando". Ho detto: "Guarda che sto uscendo". Ha detto: "Vabbè", dice, "richiamami fra un po'". Ho detto: "Senti, il tempo che esco, poi appena arrivo all'aeroporto ti chiamo". L'ho chiamato all'aeroporto e ho detto: "Adesso tu arrivi a casa, io ti faccio venire a prendere dal taxi, ti aspetta mia madre a casa perché io me ne vado". "Come te ne vai?". "Sì, io me ne vado da mia madre". "No", dice, "io adesso me ne vado da mia madre". E intorno a mezzanotte sono arrivato a casa c'era mia suocera che mi aspettava, a casa deserta, sono rimasto proprio di ghiaccio. Per me quel giorno è stato, non lo so, peggio, lo posso definire peggio del giorno in cui è morta mia madre, perché mi sono trovato da solo lì. Io ho fatto tutta la notte in bianco, a passeggiare nel corridoio. Ho detto: "Ma come, io adesso che sto uscendo questa". Poi l'indomani l'ho chiamata a casa, l'ho chiamata anche quella sera, ho detto a mia socia: "Che fa, la vado a trovare?". "No, no, 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 non c'è andare", perché lei dice, "lei sta Diciamo che male". aveva dei problemi sentimentali oppure personali Personale, oppure perché comunque dei problemi nel rapporto con lei, Longo, perché diciamo, insomma, non lo so, probabilmente questa donna, forse il momento in cui lei ha visto che si avvicinava l'attimo in cui avreste dovuto riconciliare, rimettervi insieme, ritornare a vivere insieme, forse si è resa conto che non riusciva più a amarla, che non voleva più avere un vissuto con lei. voleva una vita sua. Voleva una vita sua, insomma. Libera, libera tutti, non voleva più nessuno in mezzo, diceva. Mi fa, dice, adesso noi, dice, quando dici tu andiamo dall'avvocato che viene a firmare questa consensuale. Quindi questa donna che lei aveva sognato di ritrovare fuori dai cancelli, in effetti il momento in cui lei sta per andare a casa, le chiude la porta in faccia. E le cose così sono queste per quel che riguarda il vostro rapporto. Per quel che riguarda Aida, personalmente, durante uno dei nostri colloqui, Longo, lei in fondo mi ha fatto un'analisi molto sottile di quella che era poi la situazione psicologica di questa donna. Perché anzitutto questa donna, diciamo quello che è, Aida era una donna che quando si è messa con lei era Una una ragazzina. ragazzina, aveva ancora i denti di latte, ecco, e qua è uscita di casa allattando un bambino.
Quindi nella vita di Aida c'erano indubbiamente tante voci inevase. Era una ragazza che, più che forse non volere lei, questo mi ha detto, non voleva avere più un uomo accanto. Sì. Era una donna che era arrivata a 35 anni e voleva riprendersi la giovinezza. Sì. È così. Longo, insomma. Così, così diceva lei, perché lei diceva, i tuoi figli li ho cresciuti. Perché mi ha detto una frase che a me in quel momento mi ha proprio scioccato. Mi ha detto, perché noi ci separiamo, ma sono certa che noi alla fine diventeremo amanti. Lei era molto innamorato ancora di sua moglie, vero? Ecco. Moltissimo. Ecco, quindi praticamente lei questa separazione l'accetta perché? Perché poi lei accetta di separarsi. Sì, accetto la separazione perché sono convinto che accettando questa separazione lei l'avrei fatta contenta, lei si sarebbe avvicinata più da me. Però, insomma, comunque il suo pensiero lungo era sempre quello, quello sì, di riprendersi. Mi potevo allontanare, sono partito, andavo a Roma, andavo da mia sorella, il mio pensiero era sempre lì, partivo, la chiamavo sempre. Insomma, diciamo che era un po' un'ossessione il suo amore per questa donna. Insomma. Potevo conoscere qualsiasi donna, ma il mio pensiero era sempre lì. Ma lei non, poi... non si allontanava il pensiero. Ma lei poi, al di là di, diciamo, della pazienza che continuava ad avere, che cosa faceva per riconquistarla, Aida? Per riconquistarla? Cercavo di stare vicino, di andarla a trovare, andare da sua madre, perché però lei si incavolava ancora di più se io se la cercavo, se mi incontrava per strada. Ma vi incontravate o lei la seguiva? Tutte e due. Longo, le ho chiesto se appunto vi incontravate, come dice lei, o la seguiva, o seguiva Aida, perché Longo, lei sa bene, a proposito dei suoi rapporti con sua moglie, in questo periodo, diciamo, in questo secondo periodo della vostra vita, che al processo per l'omicidio di sua moglie sono state raccolte molte testimonianze. Naturalmente sono state raccolte nella cerchia dei familiari, degli amici di Aida. E tutte queste persone hanno concordemente dichiarato che dopo la scarcerazione di Aida, lei nei confronti di sua moglie aveva assunto un tono molto minaccioso. Era ossessivo al punto tale appunto, da indurre sua moglie non solo a trasferirsi a casa di sua madre con i figli, ma anche a prendere altre precauzioni, insomma, essere sempre accompagnata, ecco. Perché queste persone hanno potuto dire questo? È vero questo? Queste sono tutte menzogne che hanno detto, tutte. Lei non aveva mai paura di me. Poi al processo hanno detto infinità di bugie nei miei confronti, hanno ribaltato tutto, che lei avesse paura di me, che avessero visto... Anche mio figlio è stato costretto a fine alle mie menzogne, che io mio figlio lo conosco benissimo. Io ho il dovere di interromperlo, perché lei sa che i testimoni hanno l'obbligo di dire la verità, quindi questa è un'affermazione di cui lei si assume la responsabilità. Sì. E devo ricordarle che al processo per omicidio di sua moglie c'è stato, proprio per quel che la riguarda, un clamoroso colpo di scena. Non c'è dubbio che Longo Salvatore in quella sventurata mattina è stato per la seconda volta vittima di una malattia mentale di cui aveva tutte le ferite, 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 tutte le ferite. Perché le stesse persone, le persone vicine a Aida, e parlo di sua madre, delle sorelle di Aida, cioè quelle persone che al processo per l'omicidio dell'amante di sua moglie, di Agostino Piazza, l'avevano sostenuta, avevano moralmente tutti sostenuto le sue qualità, avevano parlato di lei come di un uomo buono, mite, paziente, queste stesse persone poi, al processo per l'omicidio di sua moglie, quando poi è successa la seconda tragedia, hanno ribaltato totalmente il giudizio nei suoi confronti. Ecco, lei questo... Come lo spiego? Insomma, interpreti. Interpreto, l'interpreto come che adesso, dopo questo evento, loro volevano che io ne si prendessi il massimo della bene. Longo, lei ha inflitto loro il massimo del dolore. Certo, di fronte a testimonianze così contrastanti,
rese dalle stesse persone in due processi diversi, e si resta spiazzati e con un interrogativo sospeso, insomma, chi è realmente Salvatore Longo? È il marito devoto, dedito, l'uomo mite, paziente, oppure il compagno egoista, distratto, possessivo, manesco? Chi è Salvatore Longo? Salvatore Longo è la persona che è stata descritta al primo processo, dove è stata detta la verità su come mi ero comportato io. Comunque, Longo, tornando all'ultimo periodo, diciamo, purtroppo della vita di sua moglie, di Aida, ci sono altre testimonianze, testimonianze anche di persone che lavoravano insieme a Aida, e da queste testimonianze risulta che lei alzasse anche le mani su Aida. Hanno detto che lei la picchiava. Ma non è vero questo fatto. C'è una testimonianza di suo figlio, ha detto che invece ha detto un'altra cosa, ha raccontato un'altra cosa a suo figlio. Ha detto che lei ha picchiato in quella circostanza nella quale una volta che lei appunto non era riuscita a trovare sua moglie nella scuola dove lavorava, lei l'ha aspettata a casa, l'ha riempita di botte, e questo l'ha testimoniato suo figlio, e se non fosse intervenuto lui sarebbe successo peggio, insomma. Quando lei è tornata a casa, ho detto, ma tu dove sei stata? Sì, però... Ma non che l'ho picchiata. Però, adesso diciamo da tutta, insomma, lei, sua moglie era una donna libera ormai, e lei indubbiamente non voleva accettare il fatto che avesse una vita sua indipendente e non voleva, diciamo, accettare il fatto che non era più suo diritto interferire nella vita di sua moglie. Ma non doveva mettere in mezzo, se lei voleva fare una vita libera, doveva pensare innanzitutto che prima c'erano i figli. No. Io la pensavo così, prima vengono i figli e poi viene tutto il resto. No, è sicuro che in quel momento poi il problema che lei si poneva fossero i figli? Diciamola tutta, lei era geloso di questa donna, insomma tutti i suoi interessi, anche se lei si era separato da Ida, però tutti i suoi interessi, tutta la sua attenzione, tutta la sua così la passione che era dentro di lei, ruotava intorno a Ida come persona, ruotava intorno a quello che lei potesse fare, ai suoi movimenti, ai suoi spostamenti, è così, non lo so. Quindi... Ma era cambiato completamente il suo tenore di vita, però. I miei figli erano completamente... Io li vedevo abbandonati, nel senso abbandonati, orari notturni, mio figlio sempre fuori, a scuola non andava più, incontravo mia figlia per strada, ma cosa fai? C'ho le chiavi di casa, mi sto ritirando a casa. Ho detto, ah, mamma, dove è uscita? Lei usciva per i fatti suoi, non so a chi lasciava i figli, a chi lasciava... Potevo pensare che lei... facesse vita notturna insieme a mia figlia. Infatti un giorno parlando gli ho chiesto, ma scusa, ma mamma ti porta per caso, perché in discoteca non vengo, ai pub, sì, qualche volta mi ci ha portato. Vabbè, questo logicamente lo dice lei, non c'è controprova. Non c'è controprova, insomma, lo diamo per... Così, era un senso offensivo. No, ma vabbè, insomma, quindi... Comunque i figli erano stati affidati alla madre e risulta che la decisione del magistrato corrispondesse alla volontà dei ragazzi, però, i ragazzi... No. Non vengono mai interpellati i ragazzi. Però i ragazzi erano molto legati alla madre. I familiari di Aida, a cominciare dalle sorelle, hanno testimoniato al processo per l'omicidio di Aida che lei, Longo, dopo la separazione, controllava e pedinava Aida in ogni suo spostamento. Per esempio la sorella di Aida, proprio quella sorella che voi avevate in comune, nel senso che era nata dal matrimonio di suo padre con la mamma di Aida, ha dichiarato al processo che Aida era esasperata e ha precisato, le leggo il verbale: Salvatore era sempre presente per controllare tutte le mosse di Aida, la tempestava di telefonate, ogni volta che uscivamo ce lo trovavamo davanti. Questo è quello che ha testimoniato sua sorella. All'inizio questo sarà successo più volte. Quindi in effetti c'era questo assedio continuo. Insomma. All'inizio che sono uscito che avevo dei dubbi, come mai... Poi le erano passati questi dubbi? Alla fine, penso, diciamo di sì, che mi erano passati, ma... Tanto mi succede pure che c'è un cosa come se c'è un altro, a te cosa te ne frega, lasciala perdere. Ma lei ne fregava però. A me? A lei? Me ne fregava. Insomma, mi rifaccio a quello che ha detto lei. Di nuovo, pensavo che si verificasse di nuovo un'altra storia identica alla prima. E quindi gliene importava. Quindi, insomma... Che ci tenevo tanto a lei. Ecco, questo è il punto, insomma, era lì che io volevo...
Non portarla, volevo che lei cercasse di farci capire insomma quale fosse il suo stato d'animo, insomma, perché come si è arrivati a una grande tragedia. Infatti risulta che nel periodo che precede la tragedia Aida fosse preoccupata, questo risulta dalle testimonianze, Longo, spaventata anzi, hanno detto, dai suoi continui pedinamenti. Addirittura Aida li viveva come una minaccia. Lei andava a dormire a casa della madre, hanno detto i parenti, proprio perché aveva paura di lei. E oltretutto, assolutamente no, non è vero. Hanno detto che si faceva scortare a casa, proprio per no. Paura di incontrarla. Assolutamente che lei... no. Anzi, te lo dico più che una notte ci siamo incontrati e lei era tranquillamente sola, mio distante. Ci siamo incontrati soli, mano che scortata da... Assolutamente. Lei non ha avuto mai paura di me. Comunque, un dato è certo, Longo, lei non riusciva a liberarsi in nessun modo dall'ossessione di Aida. Questo è un dato. E no, del resto... non ci riuscivo. Ripeto a dire, ho provato anche ad andare via da Palermo per ben due volte, ma poi alla fine tornavo sempre lì perché il pensiero era sempre a lei. Adesso c'è una lettera agli atti del processo che lei ha scritta il 22 novembre, vale a dire pochi mesi prima della tragedia, e c'è scritto: cara Aida, io gliela riassumo, cara Aida, sono stanco di questa vita, io non riesco a vivere senza di te. Per me è diventata una vera ossessione. Questa lettera è stata trovata a casa sua. Lei l'ha scritta, Aida, pochi mesi prima della tragedia, e non gliel'ha mai spedita. Lei minaccia anche di uccidersi in questa lettera se sua moglie non fosse tornata con lei. Però uccide Aida. E la uccide a colpi di forbice sul pianerottolo di casa alle 4 del mattino del 12 febbraio 2000. Longo, perché a quell'ora di quella notte lei era lì a aspettare Aida sul pianerottolo di casa sua? Quella notte tutto inizia la sera, quando sono tornato dal lavoro, sono tornato verso le 8:30, alle 9:30 sono sceso, ho chiamato casa e non rispondeva nessuno. Volevo parlare con mio figlio e chiamavo al telefonino e non mi rispondeva. Mi sono svegliato intorno alle 3. Ho provato di nuovo al telefonino di mio figlio, niente, a casa mia e non mi rispondeva nessuno. Ho detto, ora scendo e vado a vedere cosa dove stanno, se vedo mio figlio. Sono sceso, sono stato 4:20 così, arrivo verso casa, posteggio. E nel portoggetti avevo queste maledette forbici che ho portato con me. Le portate con me, visto l'orario tarda di notte, lei che mi ha detto lasciamo stare che già prima mi avesse minacciato a casa col coltello, ma lei la settimana prima ha detto prima o poi ti ammazzo, mi ha detto più di una volta accompagnandomi alla porta, ti ammazzo. Ho portato queste forbici, sono salito, ho suonato alla porta e non c'era nessuno. Nello scendere io sento un rumore di una macchina. Ho detto ora scendo e vado a vedere cosa dove stanno, se vedo mio figlio. Sono sceso, sono stato 4:20 così, arrivo verso casa, posteggio. E nel portoggetti avevo queste maledette forbici che ho portato con me. Le portate con me, visto l'orario tarda di notte, lei che mi ha detto lasciamo stare che già prima mi avesse minacciato a casa col coltello, ma lei la settimana prima ha detto prima o poi ti ammazzo, mi ha detto più di una volta accompagnandomi alla porta, ti ammazzo. Ho portato queste forbici, sono salito, ho suonato alla porta e non c'era nessuno. Nello scendere io sento un rumore di una macchina che posteggia, questa persona che sale, apre perché posteggia, sale a piedi e ci incontriamo sul pianerottolo.
quando lei mi vede, dice, cosa fa questo qua? Ho detto, tu da dove stai venendo? Tasca. Perché siccome lei, Aida, una volta mi aveva aggredito con te, poi, no, sì, però quella sera sì, del caso che era lei che era andata a inseguire Aida e non Aida che inseguiva lei. Ma io non seguivo, io sono andata... Comunque era lei che è andata a incontrare Aida, insomma, quindi voglio dire, se vogliamo parlarne con lucidità e anche con onestà, insomma, non era Aida che inseguiva lei, era lei che cercava. È andata a cercare di incontrare Aida, portandosi delle forbici in tasca. Quindi questo come primo dato. Poi alle 4 del mattino lei, insomma, su quel pianerotto, insomma, era andato, diceva, perché? Per vedere se Aida avesse portato con sé la bambina. Per vedere se quando si vede, magari si vedeva, che poi è successo che da quando sono arrivato. Ma lei non doveva riguardarle l'orario di rientro, perché era notte fonda. Ma io volevo sapere i miei figli dov'era. Questa è una scusa che lei offre a se stesso, offre a noi, insomma, il fatto di volere. Non è una scusa, è quello che effettivamente è successo quella sera. Perché io sapevo che lei faceva vita notturna, perché me l'aveva detto anche mio figlio. Che lei faceva... Aida o che. Che Aida facesse vita notturna. Ma Aida aveva il diritto di farla vita notturna. Insomma, questo è il punto. Probabilmente Longo, bisogna guardare le cose in volto con onestà, in faccia con onestà. A lei probabilmente era proprio questo che lei non accettava. Insomma, lei non accettava che Aida avesse una sua vita, una sua dimensione. Insomma, che avesse una vita che fosse al di là della sua presenza nella vita di sua moglie. Insomma. Non accettavo questo cambiamento, questa, ripeto, dire, questa aspettativa che mi aveva sempre dato. La mia mente non l'accettava assolutamente, niente, l'avevo fatto completamente, non me l'aspettavo neanche che mi sarei attaccato così morbosamente a lei. Longo, all'inizio abbiamo detto due omicidi per un amore, due vite cancellate, una terza distrutta, la sua. Cosa le resta oggi? Cosa mi resta adesso? Ma la speranza che un domani le persone possano capire innanzitutto quello che è successo, perché è successo, chi ha detto la verità, chi non l'ha detta, i miei figli specialmente, che sanno come sono andate le cose, specialmente mio figlio Giovanni, che ha vissuto questa vicenda in prima persona, direttamente. Adesso mi rimane la speranza che innanzitutto che i miei figli vivano bene e siano più fortunati di me e della madre. Comunque, diciamo i suoi figli, Longo, questi ragazzi lei ha certo coscienza di avere tolto tanto, posso permettermi di dirlo. Da adesso la loro posizione processuale, posizione dei suoi figli, ha dato però la misura del loro stato d'animo nei suoi confronti. Suo figlio, il primogenito, insieme a sua suocera e le sorelle di Aida, si è costituito parte civile contro di lei. In aula, pochi mesi dopo la morte della madre, suo figlio ha dichiarato: «Non ho nessuna intenzione di avere contatti o colloqui con mio padre, perché ha ucciso mia madre e anche perché lui non è mai stato presente come padre. Quindi non vedo alcun motivo per cercare di avvicinarmi a lui». E sono parole aspre, Longo, perché c'è anzitutto un'accusa durissima. Cioè, mio padre non è mai stato un padre. E c'è anche il dramma di un rifiuto. Ecco. Perché è drammatica la decisione di un figlio che, rifiutando il padre, sceglie di essere orfano due volte. Ecco, lo stesso poi dicasi della sua figlia più piccola. Ma lei ha tentato in qualche modo di riavvicinare a sé i suoi ragazzi, di recuperare il rapporto? Sì, all'inizio sì, ho scritto, ho fatto interessare un prete che abbiamo amico, ma ha parlato anche mia sorella con mio figlio. Il mio figlio gli ha detto le frasi che all'inizio... Adesso la figura mia madre, chi me la reda più mia madre? Ha pienamente ragione. Chi le è rimasto accanto, no?
Adesso mia sorella Maria, mio cognato. Le rinnovo la domanda che le ho rivolta all'inizio. Una grande passione vale il prezzo della vita, no? No, mai. Assolutamente. Non bisogna fare mai questi orrendi crimini per arrivare a cose, ma nessuna soluzione. Solo a rovinare tutto, rovinare vite umane, figli, persone che restano. Ma non ne vale mai la pena. Mai. Se noi potremmo decidere, anche tornando indietro, mai. Ognuno per la propria strada. E basta.